a tutti! Oggi vi volevo spiegare una tecnica per lavorare le piccole circonferenze che io chiamo la tecnica delle orecchie. In realtà, in un video precedente dove vi spiegavo la tecnica del Magic Loop, che è sempre una tecnica per lavorare piccole circonferenze, dicevo che avrei cercato il nome di questa tecnica, ma sinceramente non ho trovato nulla, per cui se qualcuno di voi sa in realtà come si chiama, se per favore me lo può scrivere sotto qui nei commenti in maniera che anche io poi utilizzerò il nome corretto. Io per ora la chiamo la tecnica delle orecchie, l'ho sempre utilizzata, è una tecnica che mi è stata insegnata quando ero bambina perché al tempo non si usava il Magic Loop. E praticamente serve appunto per lavorare delle piccole circonferenze, ma con dei ferri circolari con un cavo lungo. In questo caso io utilizzo un cavo da 80 cm. Attenzione perché se prendete un cavo più corto farete difficoltà nel lavorare la circonferenza. Chiaramente quando ero piccolina non c'erano questi cavi che ci sono oggi, questi ferri che ci sono oggi, erano dei cavi che non si piegavano neanche a piangere, erano proprio rigidi, mantenevano la forma, insomma erano una tragedia. Oggi con questi è molto più semplice. E cosa dobbiamo fare? Io solitamente piego a metà il lavoro faccio scorrere il ferro, diciamo quello che sta più lontano da me sui punti, quello invece dove c'è il filo del gomitolo e quello della lavorazione, non lo faccio scorrere, ma piego lasciando pochi punti sul ferro e così formo, vedete, aspetta che se ve lo giro magari vi è più semplice, due orecchie. Vedete, per quello che la chiamo delle orecchie, sembra un po' la testa di un elefante. Quindi, in questa maniera ho il mio filo, sia che lo tengo sulla destra che lo tengo sulla sinistra, quindi sia che lavoro English o Continental, non cambia nulla. Ho il mio filo e lavoro normalmente. Quando arrivo alla fine dei punti che ho sul ferro di sinistra, non faccio nient'altro che rifare il procedimento. E quindi, eccomi qui, faccio scorrere il cavo e il ferro all'interno dei punti in questa maniera e scusate, il ferro dove c'è il filo del gomitolo invece lo piego così, non succede niente, almeno con i Meet Pro, quindi sono diciamo i ferri che abbiamo nella maggior parte dei casi, poi ci sono anche gli AIA, ce ne sono anche degli altri, però diciamo che io sono sicura che con i Meet Pro non succede nulla, perché questi ce li ho da un bel po' di tempo, saranno più di 10 anni, sia il cavo che i ferri e non è mai successo nulla. Devo dire che con gli AIA o altre marche, non avendoli da così tanti anni, non posso garantire che non succeda nulla nell'attaccatura, ma diciamo che con questa nuova tipologia di cavi, che appunto si possono piegare e non si rompono e sono morbidi, non dovrebbe comunque succedere niente. La stessa cosa è comunque quando piegate i cavi per fare il Magic Loop, quindi non succede niente. Come dicevo, rifaccio la tecnica, quindi rifaccio le orecchie e poi lavoro, ops, l'ho preso a metà, lavoro le mie maglie. Comunque giù in descrizione, qui sotto, vi lascerò i link anche agli altri video, così potete vedere le varie tecniche e potete scegliere qual è il metodo che voi preferite. Per ora è tutto, io vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia servito, vi sia stato utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Se volete iscrivervi, cliccate qui sotto iscriviti e la campanella per non perdere i miei prossimi video. Ciao!